deve scappare, ma la ringraziamo per essere qui. Ieri sera ha fatto una coreografia bellissima, le stavo dicendo. Beh, nonostante l'impegno sanremese hai avuto anche il tempo di prepararla. Vabbè, per fortuna non era Nurayev, voglio dire. Malika, ma anche ora hai, cioè, se levi il cappotto hai una fantastica scollatura? No, ho una meravigliosa giacca da smoking che, anzi, grazie di avermi invitato a togliere il cappotto un attimo perché ne sono orgogliosissima. Lei cura tantissimo l'abbigliamento, l'abbiamo vista con tante mise interessanti, le scegli tu? Sì, 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 mi piace sceglierle, ma ho una costumista meravigliosa che mi fa scoprire sempre delle cose che prima non conoscevo. È bello circondarsi di persone che ti insegnano, no? Senti, il segreto di arrivare alla gente, vedo che la gente appena sei salita qui ti ha applaudito, è questo sorriso che hai sempre, questa semplicità che ti io non lo so, però sono contenta di arrivare alla gente. Senti, ci si fa un pensierino al successo quando si arriva qui? Ma ci si fanno delle domande, nel senso che finché siamo qui sembra che il mondo sia circoscritto al teatro e a questa passerella sempre affollata, eccetera. Poi però ci si chiude in albergo, ci si ricorda che esiste anche un mondo fuori ed è bello usare questo come cioè questo momento come possibilità per ricordarsi che ci sono anche un sacco di altre cose da fare. Malika, insomma, che il successo cioè, lo si misura più nel quotidiano, ecco. Malika, come mai è cambiato colore di capelli da mora bionda? Ma perché mi andava, cioè una volta nella vita secondo me era un dovere. Se volevi provare? Sì, però dai, finché non sono ancora abbastanza grande da dover essere seria sempre, mi permetto di giocare. Sei anche un artista, quindi puoi permettertelo, dai. Ma chiunque può permetterselo, in fondo abbiamo solo il nostro corpo, no? Per Malika, poter giocare. Beh, tu hai anche la voce. Malika, come stai vivendo questa atmosfera sanremese? Cosa, insomma, stasera con che ansia salirai sul palco dell'Ariston? Ma io in realtà mi sto divertendo molto, anzi, più passano i giorni, più mi dispiace che finisca, perché comunque essere qui vuol dire arrivare a tutta l'Italia, praticamente, quindi è proprio bello, niente ansie, in fondo è un premio già arrivare a poter cantare tutti i giorni in questa fantastica manifestazione. Quindi ti sei tolta una grande soddisfazione, importante essere qua. Ma assolutamente, anche perché il pubblico sta rispondendo molto bene, sia acquistando Ricreazione che è uscito giovedì, sia visualizzando il video, le radio passano il brano e ricevo tante lettere, quindi ringrazio tutti per il sostegno. Beh, noi ringraziamo te, io non so se avete altre domande. È una delle favorite, Malika, Danilo. No, sono terz'ultima in classifica. Beh, no. Vabbè, c'è tempo. Però sei una tra le favorite, sì? Ma abbiamo una sorpresa per voi, anzi, se rimani qua, anche per te. Sta arrivando Bocelli, dovrebbe arrivare qui da noi, dai. Quindi vi stiamo per fare, credo, un regalo gradito a tutti. Lo stiamo aspettando e lo aspettiamo insieme a te. Nel frattempo, ti chiedo, ti piacerebbe duettare con un artista? Sì, credo forse Ma banale. Io e Andrea abbiamo già duettato insieme. Ah, questa è una bella scoperta. Quando? Anzi, nel 2009 lui realizzò un album di brani di Natale e io cantai con lui Blue Christmas e anzi fu tanto gentile da ospitarmi con lui in tournée in giro per l'Europa. Quindi lo conosci bene. Sì, e poi siamo della stessa scuderia, quindi... Ecco, guarda, lo stiamo vedendo entrare, vediamo se riusciamo ad arrivare con le telecamere. Io vedo Caterina Caselli lì dietro, quindi dovrebbe arrivare a momenti. Intanto non allora, so se Danilo, avete altre domande da studio. Linea, richiedimi la linea appena. Benissimo, sei lì con Bocelli. E allora Salutiamo in questa Malika, ciao Malika, in bocca al lupo. Crepi lupo, buon pomeriggio a voi. Grazie.